Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Grandi, mitici, miticissimi, come state? Come state? Come state? Come state? Allora, ragazzi, continuiamo questo capolavoro? Ha già caricato. È talmente veloce che dice vabbè dai, ti faccio andare perché se no stai qui a aspettare che carica, ma il gioco ha già caricato. Allora, prima di andare in pausa, Magna, bisogna che ci vediamo un po' di Allora, adesso cominciamo subito, ragazzi,
Eccoci qua. Allora, qui il gioco mi diceva una cosa fighissima, raga. Allora, diceva avvicinati piano. Ah, vedi? Ah! Oh, cacchio! Mi ha visto! Oh, non l'ho visto di che arrivava! Stronzolone! Dov'è che sei finito? Vieni qua! Ah! Oi, 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 oi. Chi è questo qua? Ah, è l'altro. Ma perché ho visto un coso da dietro? C'è uno anche dietro, se no. Oh, cazzo, la roba. Ecco che è arrivato l'altro. Porca. Sono ancora senza cure. Allora, qua c'è un sacco di roba, per fortuna la manda legno. Ok, quindi le piante non servono più. Trovando il calderone giusto potrai ottenere nuove paio di terra. Cazzo! Bah! Ah! Che cazzone di uno! Quello era l'ultimo. Salve Rossa! Che giornata, che giornata! Effettivamente c'ha ragione anche lui. Belli tosti, eh? Avvicinati! Voglio ringraziarti come si deve. Dove sei? 50 metri. Dove sei? Oh, ah bello, non ti vedo. Ah, sei là nell'angolino. Sì, ma se io faccio così. Ok. Sei una cacciatrice esperta. Ci hai messo meno con quei rovistatori che le avanguardie con lo scavazzanna. Quindi le avanguardie erano qui? Esatto, fino a poco fa. Steso lo scavazzanna, sono andati a sud. E poi i rovistatori hanno smantellato la carcassa, come sempre. Poi è passato un altro scavazzanna. Da queste parti è un vero delirio. L'avanguardia è andata a sud. Probabile. La valle brulica di quelle bestie. Le avanguardie vogliono farle tutte fuori. Capisco. Un secondo, Rossa. Se vuoi andare a caccia per il timore, ti servirà un lanciatrappole. E non uno qualunque. Creazione mia. Offre la casa. Sembra di pregevole fattura. Sì. Ci sto lavorando da quando ho lasciato la Spracatena. Qui lavoro in pace, Madonna, che rischio meno. faccia! Incredibile, Beh, stupenda. incidente.
Sembra vero quasi. Fantastico. È successo qualcosa ad Aspracadena? Direi qualcuno. Non ti seguo. C'è questo sacco di fango, Ulvund. Si crede l'aldermanno di Aspracadena. Mezza città lo tratta come se lo fosse. Quando avevo ancora il mio negozio, era interessato alle mie merci. Continuava a chiedere uno sconto Ulvund. Ho rifiutato. Non gli ha fatto piacere. Non ho prove, ma il bastardo ha dato fuoco alla mia officina. A quel punto mi è sembrato saggio levare le tende. Alla teleferica mi hanno detto che gli Scavazzanna sono arrivati ieri. Sai dirmi qualcosa? Come sta Karn? Se ci penso, ci siamo cacciati in ogni sorta di guai. Tipo quella volta che... Tu sai qualcosa sugli Scavazzanna? Oh, Karn ha ragione, sono comparsi creando il panico. Per fortuna tu e le avanguardie siete arrivati in tempo per salvarmi le chiappe. Ora devo andare. Grazie del lanciatrappole. Mentre ammazzi Scavazzanna, io credo che andrò ai terreni di caccia. Pare ci sia una sfida per lanciatrappole. Passa pure se vuoi affrontarla. Forse quando sarà tutto sotto controllo. Erend è andato a sud. Dovrei riuscire a rintracciarlo usando il focus. Eccola qua. Quindi si lancia la trappola da lì a là. Perfetto. Là ne vedo uno grosso. Se io faccio così, proseguono sulla collina. Eren, posso usare il focus per seguire? Porca miseria. Mi sono fregato da solo. Dove è andato? Oh, 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 guarda qua. Mi erano già ripuliti. Oh, oh, oh. Bam. Cazzo, l'ho scappato. Dove sei? Dove sei, cinghialino? Non è per niente, perché c'è la carne buona. No, a me non piace la carne di cinghiale. Ok. Credo che la pelle serva parecchio. Allontanando davvero tanto, eh? E non so perché. Qualcuno sta combattendo più avanti. Ah, vabbè. Oi, 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 caramba. Madonna, ragazzi, come sono fatte le...
le macchine è una cosa incredibile. Incredibile. Sono stato forgiato per questo. Niente riprimarsi. Noiose ronde pomeridiane. Solo il martello e i combattimenti. Allora. Eren. Aia. Resta dove sei, penso io agli altri. Boh. Aspetta, Aloy, i tronchi in cima alle torri. Falli cadere al momento giusto ed eliminerai le macchine più in fretta. Va bene. Serve il tempismo giusto. Il focus mi tornerà utile. Grandissimo Aloy. Questo è uno nuovo forse. Scavalzan. Ora esponi la bobina all'inventario. Forse. Inventario, bobina. Vedi. Cascola esplosiva, munizioni, risorse. Ne ho un botto. Ok. Questo che cos'è? Ah, è il rampino. Allora, hai ottenuto il suo primo punto abilità. Superstite, catracisi, trapolatrice, guerriera. Sì, assolutamente. Wow. È meglio se mi vieni incontro. Meglio usare il fuoco. Mi trovi sempre nei momenti migliori. No, hai fatto tutto tu, io ho solo preso i ritardatari. Quanto è grave? Questo? Ah, sono solo costole. Sto bene. Immagino che non ti sia spinta fino al timore solo per goderti il mio imbarazzo. Perché sei qui? Mi serve che si tenga l'ambasciata. Così vado a ovest. Eren, ciò che ho fatto alla guglia. Che abbiamo fatto. Non è bastato. La minaccia c'è ancora. Okay. C'è ancora tanto da fare. Davvero? Fantastico. A parte la questione della minaccia, quella è meno fantastica. Ma sì, insomma, chiunque sia il nemico, la tua lancia, il mio martello, come ai vecchi tempi. Eren, mi serve quell'ambasciata. E non posso aspettarti. Basteranno un paio di giorni. In realtà, anche se tu stessi bene, quello che devo fare è meglio che io lo faccia da sola. Da sola. Ovviamente. Eren!
Mi spiace rovinare il momento, ma sono messo maluccio. Ehi, calma la tua vampa, arrivo. Di bene in meglio. Senti, vado a Luce Arida a farmi ricucire. Se vuoi che l'ambasciata vada in porto, cerca il sacerdote del sole, Vuadis lo studioso. Oh, lo conosco. Libero la valle dagli Scavazzanna, poi mando Vuadis a Luce Arida. Noi ci vediamo lì. Lo prenderò come un arrivederci. Scusa? Chiedi scusa. Oh, sarebbe una novità. Ma cosa ti prende? È che lascia stare, ok? Non importa. Mi sembrava ti importasse. E va bene. Dopo la battaglia alla Goglia, sei andata via. Sei sparita senza neanche salutare. Io e tutti gli altri abbiamo combattuto al tuo fianco, Aloy. Mentre tu sei scomparsa. Chi si comporta così? Qualcuno che non ha tempo da perdere. Una buona ragione che non aveva una scelta. Erend, senti. Non volevo farti soffrire quando sono partita. E so che non è facile ora, ma quello che faccio... La vita sulla Terra è in pericolo. E solo io posso salvarla. La vita sulla Terra? Già. Se io fallirò, tutto quanto morirà. Devo aiutarti, allora. Non puoi. Non ci sono macchine da affrontare, né cattivi da uccidere. Quello che devo fare... Non so neanche spiegarlo. Nemmeno alle persone a cui tengo. Alla faccia del rendermi utile. Bene. Erend, per la forgia. Questo è il mio segnale. Dovrei accompagnarvi a Luce Arida. No, no, e tu hai altro da fare. Chiaramente. Ce la caveremo da soli. Forse il focus può aiutarmi. Ho un brutto presentimento. Dovrai cavartela senza di noi. Noi ti rallenteremo. Sì, quelli sono giochi. Bello. Non ho mai visto cristalli come questi prima. Aspetta. Fammi vedere. Ci sarà pure un modo per eliminarli. Non gli faccio alcun danno. Se li bruciamo... No. Si potevano bruciare. Che bello. Questa roba. Un orologio. Focus potrebbe svelarmi qualcosa. Non gli faccio niente. E se uso il rampino? Le armi non le danneggiano. Contro queste cose devo usare altro. Lì è impossibile tirare. No. Ci ho provato, ma non c'è verso. Allora, c'era qualcosa da prendere qua. C'era anche qualcos'altro di figo qua.
Proviamo con il focus. Che cosa? Proviamo con il focus, adesso. Per fare che cosa? L'ammasso anomalo. Attrezzatura specifica, dai, non è da fare adesso. Bisognerà ritornare, credo. Anche perché sono andato leggermente avanti. Oh 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 oh. Ah, che culo. Perché chiaramente essendo ragazzi in... Oh! Ah, vieni. Andiamo giù. Vai. Ah. Cazzo! Madonna, che bello! Che bello devastare gli zombie, eh? Vediamo cosa mi dice il focus. Il focus, sempre questo focus era su lei. Ma effettivamente è quello per controllare tutto, però c'è sempre un però. Alle macchine si ammazzano tra di loro, chiaramente, perché ci sono quelle che si sono corrotte e quelle che invece non si sono corrotte, no? Ho fatto due robe, prendiamo due legnetti. Rovine del mondo antico. Scommetto che ci troverò qualcosa di interessante. Ah. Porca. Aspetta che... Andiamo a controllare queste rovine antiche. Cosa può mostrarmi il focus? Cosa può mostrarci il focus? Certo, anch'io lo voglio andare su... Allora, uno... che c'è uno scavazzano acido che sta a poter barrata. Vediamo qua cosa c'è. Antica scatola. Diciamo che il focus non è che mi sta dicendo proprio tantissime cose, eh? E là c'è uno stronzone. Oh cazzarola, sono finito dentro al buco. Vabbè. Più che altro è qua che devo capire come andare dentro. Non entra da lì. Proviamo a usare il focus, magari mi aiuta.
Queste rovine sembrano sul punto di crollare. Deve pure esserci un ingresso. Bisogna pur mangiare, raga. Deve esserci un ingresso. Cosa abbiamo? Oh, porca. Prima di tutto... Facciamo questo. Porca loca, venti, oh! Minchia. Ah, così proprio. Se ne sono andati. Vabbè, grazie. Grazie no, eh. Vabbè, gente che non ringrazia. Appena salvato la vita. Vai tranquilla, che aspettando abbiamo fatto tante cose insieme. Allora, ok, tararara. Sono distantino. Chissà cosa mi mostrerà il focus. Arrivo subito, eh. Arrivo, raga. Il focus mi tornerà utile. Na. Allora, raga. Okay. Ciao Leo. È arrivato il grande Zerri Boy, raga. Una reliquia. Come ci arrivo? Ecco, come ci arrivo? Ok. Ah, è proprio la reliquia. Allora, vediamo un attimo come ci si può arrivare lì.
Allora, lì c'è una porta. Secondo me questo si può spostare. Io lo spostare qua. Chissà cosa mi mostrerà il focus. Questa porta richiede una specie di modulo chiave. Forse c'è un'altra Allora, beh, diciamo che adesso mi ha fatto salire sul piano sopra. No, vabbè, rifammo, dai. Non è che mi ha fatto tanto, eh? Tra un po' ci sono rimasto male. Vai, grande Aloy. Ah. Allora, ok, magari mi aiuta. No, 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 no. Una cassa. Forse. Che dicono questi dati? Quello niente. Dai. Tiralo, è grande. Ok, ok, allora focus. Ok, allora. Ok, allora. Grazie per aver scelto però al momento della prenotazione è stato optato il pass di Allo Rosso. Ah, c'avevano il Green Pass anche una volta. C'è un codice per la porta chiusa, ma devo ancora trovare un modulo chiave. Adesso te lo trovo io. Non posso prenderlo. Finirà nella scorta. No, non si può prendere qua. Ok, fa nulla, fa nulla, fa nulla, fa nulla. Allora, non posso prenderlo, finirà nella scorta, lei dice. Cazzarola! Oh, cazzo. Sei serio? Vediamo se c'è qualche appiglio in più. Meglio usare il focus, casomai mi fossi persa qualcosa. Il focus? Cosa mi sta dicendo il focus? Allora, lì c'è una roba fighissima. Qui c'è una roba fighissima. La cassa. Non è che mi dica tantissimo il focus, eh? Devo dire la verità. Oh. Beh. Ok. Vediamo il focus. Cosa mi dice? No, focus.
Grande focus, grande focus, grande focus. Forse il focus può aiutarmi. Grande focus. Allora, qui l'ho fatto, eh. Dovrebbero usare tipo un sistema che ti dice quello che hai fatto e quello che non hai fatto. Io che non mi ricordo niente, è una rottura. Bravissima, vai. Bene, troviamo una chiave per la porta. Ok. Ma è una roba incredibile. Io credo che bisogna andare di qua. Le rovine continuano qui sotto. E adesso... Oh, porca! Posso scordarmi di raggiungere la sporgenza. Salirò in un altro modo. Non è che... Allora, i modi qua ce ne sono proprio... Tanti. Questo focus non dice mai un cazzo. Cioè... Allora, vediamo... Dai! Che cazzo dice il focus? Il focus non dice una serie. Non dice nulla il focus. Beh, oddio. Nulla no. Un'altra angolazione. È proprio così si vede un po' meglio. Ecco, bravo. Ok, quindi hai fatto qualcosa di particolare. Hai fatto solo venire giù tutto e basta. Ho tirato giù mezza casa. Ah, eccolo qua. Cosa può mostrarmi? Perché qua c'è un muro mezzo rotto che lei ha tirato. Oh cazzo, no, però c'è un però o un pero. Se io vado di là, cazzarola, e prendo questo scemotto e lo sposto, ecco fatto. Poi ci butto dentro. Ciao Zaneboy, mitico, grande, sei ritornato anche stasera. Ciao. Hai visto che bello Horizon Zero Dawn, eh? Incredibile. Allora, diciamo che si è incastrato sto robo. Dai, calma, che il focus non serve più a nulla. Hai visto? Bene. Di qua dove si arriva? Arriveremo... Sì, fantastico. Sì, fantastico sia il Zero Dawn che anche questo qua, che è il Forbidden West. Ti ricordo che questo è quello nuovo, Zane Boy. Scusa la correzione, ma non è una correzione. È talmente bello. Forbidden West si chiama questo. Incredibile, Zane Boy, incredibile. Un modulo chiave. Ok. Di qua. Ma vediamo un attimo se ci sono altri due robi. E qui abbiamo praticamente fatto tutto. Sì. Allora, vediamo un attimo di qua. Torca Lotus! Potrei dare un'occhiata con il focus.
sai che mi sa che ho fatto la cazzata. Ho fatto una cavolata. Allora, io raga, non ho seguito la storia principale e sto iniziando a fare queste cose. Quindi adesso, dopo ritorno subito sulla missione principale, ma questo era l'oro del baratro, eh. Ok, questo sta anche bene a me, ok? Orca, orca. Eccolo là dov'è, eccolo là dov'è. Il mio focus potrebbe svelarmi qualcosa. Beh. Focus, tanto c'è questo. Porca. Bene, sarà la chiave giusta? Credo proprio sì, forse mi ha dato anche la chiave sbagliata, che palle. Serve anche un codice, però. I dati che ho trovato potrebbero aiutarmi. No, aspetta un secondo. Il taccuino, il codice. No, è mo. Allora, vediamo un secondo. Punti dati saranno. Allora. Cazzo. Io ho visto che c'era un codice. Questo, vediamo. No, dai. Possibile che non me l'ha salvata nel taccuino. Cacchio, raga. Dai, possibile che non me l'ha salvata nel taccuino. Il suo codice livello rosso. Beh, la mia data di nascita. Allora, 17.0. Ecco. Ah, grande. Questo cos'è? Lo metto da parte. Più tardi cercherò di capire a cosa serve. 5.000 punti? Allora, vediamo un attimo. Eh sì, hai ragione. Ma io non ce l'ho i punti. Non c'ho punti. Per sbloccare l'abilità. No. Peccato. Potrei dare un. Chiata con il focus. Due puntini abilità.
facciamo un po' tutte le basi, perché e poi andiamo un attimo su qui a vedere un attimo come sì, questo qua. Quindi la salute non è niente male, eh? Ne è saltata una, ah, vero. Eh sì, adesso li ho finiti tutti. Li ho finiti tutti, grande Zanny Boy. Hai ragione, però, hai ragionissima. Mi sta prendendo così bene questo gioco che... Salve robusto. Che, caspita, perdo anche le cose. Ok, adesso ho capito come fare. Perché, raga, io non me lo ricordo davvero più com'era l'altro Horizon Zero Dawn. Questo è il continuo, no? E quindi ci sono praticamente delle cose molto simili. Ma purtroppo che non ricordo. Proviamo con il focus. Ok. Allora, andiamo a 320 metri. Io volevo prendere anche il cavalluccio, ma... Ok, trappola, pozione curativa, sasso, hit. Ah sì, è quello per usarlo. E non ce l'ho ancora probabilmente, il... devo andare a piedi, sì. Beh, se mi si mette un cinghiale sulla strada, io lo prendo, eh. Meglio usare il focus, casomai mi fossi persa qualcosa. Cioè, scusate, io prendo un cinghialozzo, comunque perle di cinghiale e un po' di carne da fare giù, un po' una bella grigliata. Non riesco a capire perché questi giochi... Non fanno mai le grigliate. È una cosa che non capisco. Non capirò mai. Ok. Questo... Ah, c'è una nuova missione. Beh, incominciamo ad andare a fare questa. Quella è la salvatrice. Vuoi entrare, salvatrice? Benvenuta ad Aspra Catena. Aprite, gente. Ordini di Jolf. D'accordo. Per piacere, fatemi passare. Ma per la forgia! Per la forgia. Petra, Aloy, che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... Andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori. Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Aspra Catena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli scavazzanna riguardano tutti quanti. Ulfund. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a luce arida vada bene, poi proseguirò. Ah, ho capito. Sempre qualcosa di... Sì, la grafica è... Guarda i volti. Beh, anche. Rossa, incredibile. È stato un piacere.
Alla prossima. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco. È quello dell'arco questo. Forse il focus può aiutarmi. Adesso ho un po' da fare, ma ci vediamo presto. Ma vedo solo casse di scorte. Allora, il falò lo accendiamo, che mi fa il salvataggio. Ok? È ok. Diciamo che ci siamo. Poi. Cosa può mostrarmi il focus? Il focus ti può mostrare dove sono le cose. Mildu. Madonna ragazzi, guardate che roba. Allora, focus. Allora, un modulo di reclamo sporco di cenere con gli scritti rabbiosamente. Con glifi scritti rabbiosamente. La bella guardia, ha scritto come si chiamava. Scassa tutto, scassa che ti passa. La coperta di giorni fa che ricordate da me, bla 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 bla. Sono stupido, triste, nessuno può capire perché ho le sopracciglia, perché sono chiaro, sono certamente soddisfatto, voglio tenere i miei frammenti. Cosa ti metto negato? Vabbè. Grazie, amore mio, il popcorn. Oh, 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 oh. Blu è buono, eh? Se ne avrò bisogno, lo troverò nella scorta. Il focus mi tornerà utile. Ma che cosa credi di fare? I bambini si muovono in branco. Se fossi più sobrio, ti farei un segno. Gentilissimo. Non ti avevo visto. Guarda, vaffanculo. C'è pure il banco da lavoro. Ah. Oh. Grazie amore. Che buoni i popcorn. Allora. Bellissimo. Arma. No. Arco. Vabbè.
Wow. Aia. Cartuccia sonora di forma terra. Abito? Sì, si può. Facciamo tutto quello che possiamo. All'inizio vedete che sono cose ridicole. A livello 3. Anche il rampino? No. Ok. Allora, ora nell'inventario dispone di munizioni che infliggono danni acidi. Ok. 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 Posso provarlo contro gli scavazzandari rimasti? Ciao ragazzi, benvenuti. Mitici. Oh, questo? Questa è la scorta. Ah, è qui la scorta. Ciao, non ricordo di averti vista qui prima. Proviamo a usare il focus, magari mi aiuta. Allora, devo andare... Ah. Ehi, Mildo, avevo il tuo stufato durante l'ultima escursione. Mi è bastato per una settimana. Lo sai che mi sentivo quasi più scattante di un corsiero? Goditelo finché dura. Sembra che le provviste che prepari siano miracolose. Ah, ci risiamo. Anche tu puoi avere lo sconto, ma dovrai tornare più tardi. Forse mi confondi con qualcun altro. Ti manda Ulvund? No. Oh, devi scusarmi. È che i suoi sgherri mi tormentano di continuo. Oh, ho anche consumato la mia griglia speciale. Visto che sono un po' in crisi, potresti dirmi subito che cosa vuoi? Un po' del tuo cibo? Ovviamente. La gente di Ulvund ti dà problemi? E come? Pretendono costantemente l'impossibile. Ma con l'attrezzatura che uso per preparare i miei piatti, non posso cucinare così tanto. Per non parlare dello... sconto Ulvund che pretendono di avere. E se ti rifiuti? Io cucino, niente rogne. Ciao Mocamilla, mitica! Sei finito da Spracatena? Ho saputo di un villaggio ai confini della frontiera. Se c'è un villaggio, c'è una taverna. Cercavo lavoro. E così mi sono messo a cucinare qui. C'era gente che non aveva mai assaggiato un vero stufato di cinghiale alle bacche. Poi, così dal niente, mi sono fatto una clientela. Merito del mio cibo. O della birra. Quel cliente ha detto che le tue provviste gli hanno dato parecchia energia. Servirebbe anche a me per il mio viaggio. Vorrei poterti aiutare. Beh, anche perché hai la decenza di chiedermelo gentilmente. Ma? Ma purtroppo non ho più la mia griglia speciale. Senza... non posso cucinare i miei piatti tipici.
So cosa mi succederà quando dovrò deludere Ulvund o i suoi compari. Anche se avessi tutti gli ingredienti necessari, non potrei cucinare. Forse tu puoi trovarmi un rimpiazzo temporaneo. Ciao, 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 ciao. Che ti serve? Per gli ingredienti? Qualche pezzo di carne decente e una bella manciata di steli di Vernonia. Nient'altro. Per la griglia mi serve un pannello di metallo ondulato, finché non ne forgiano un'altra. Prova in un cumulo dei rovistatori. Segui il fiume verso nord-est. Ah, tranquilla, prima lo pulirò. Sulla via troverai cinghiali e Vernonia in abbondanza. Il tuo abbigliamento mi suggerisce che sei una brava cacciatrice. Grazie, Mildof. Darò un'occhiata. Finalmente qualcuno che sa dire grazie. E tu non farti maltrattare, chiaro? Se lo dici tu. Ho abbastanza carne. Mi manca la Vernonia. Ciao, Johnny Boy, ci vediamo. Ciao, 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 ciao. Chissà cosa mi mostrerà. Mitico, stammi bene. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo domani, eh. Mi raccomando. Ok, andiamo a liberare il timone. Che è di là. A 370 metri. Allora, vediamo cosa mi dice il focus. Oh, che c'è qua? Ma che sono sti qua? Ferrariete. Oh mio Dio. Porca loca! Mi sa che non è che ho fatto proprio una bella mossa, eh? A venire giù qua, raga. Cazzo! Porca! Preso nell'angolino. Cazzo. Una bella trappola. Ok. Vai, vieni, vieni. Vieni, dai. Ok, hai visto il schermo? Bam. Ah, non sono pronti per ariete. Beh, certo si difendono, non sono...
incoglioniti. Bravo. Bravissima Loi. Non è che ne ho tante di trappole, eh? Ma no, che ne avevo di più invece. Invece no, raga. Ok. Ah, vabbè. Forse il focus può aiutarmi. Cinghialozzo. E di là. Oh. No, no. Bam. La cava di cui parlava Turis. Ok. Oh, la ghiandaia. Proviamo con il focus. Oh. Non ho ancora visto se bisogna ammazzare tutti gli animali come trofei. Di solito così. Ok. Tutte arida. Ed è piena di scavazzanda. Oh, mi tocca combattere. Una macchina in meno. Un'altra a terra. Quanti ce n'è, oh? Io l'arco e la freccia in questo gioco lo amo. Cazzo! Arrivano! Una macchina in meno. Oi! Cazzo! Mi ha sorpa! Porca! Guarda che roba! Incredibile sto qua! Ciao ragazzi! Oh cazzo, mi sono ancora visto! Oh, che bastardo. Pronto. Un'altra a terra. Ok.
Oh. E vai, colpo critico. Fatto. La cava è sicura. Dobbiamo parlare. Raga. Meglio usare il focus, casomai mi fossi persa qualcosa. No, vuoi dire che c'erano questi e non li ho visti. Ma sì. Blu, qua lo raccogliamo. Ok. Andiamo a parlare. Okay. Ma guarda, di prima era pieno di roba. Non mica tanto. Il mio focus potrebbe svelarmi qualcosa. Non so cosa ci faccia una Nora qui, ma ti siamo debitori. Volevamo resistere in attesa dell'avanguardia, ma uno scavazzanna è partito alla carica. A quel punto è scoppiato un pandemonio mai visto. State tutti bene? Abbiamo perso brava gente. Avremmo perso l'intera cava senza di te. Adesso è tutto tranquillo. Ci sarebbe un gran fracasso con la cava in attività, ma senza il fischio di Aspracatena siamo bloccati qui a raccattare i pezzi. Senza il fischio non lavorerete? Io e i miei siamo solo piccoli ingranaggi. Finché Ulvund non fischia, non possiamo fare niente. Se lavoriamo senza il suo benestare, può bandirci. Ed è l'ultima cosa che vogliamo. Ulvund è davvero così potente? Ha denaro e conoscenze, quindi può spadroneggiare su tutti. A momenti ci intimidisce più degli Scavazzan. Voi di cosa vi occupate? Lavoriamo nella concessione di Ulvund, estraiamo pietre da mandare a Luce Arida. Ma il fermo e gli Scavazzanna ce lo impediscono. Quegli affari non si erano mai visti nel timore. Da che razza di forgia sono venuti fuori? Non lo so. Non ancora, almeno. Ora devo andare. Stammi bene. Se posso stare bene, è solamente merito tuo. Ho eliminato gran parte degli Scavazzanna. La valle dovrebbe essere sicura. Darò la buona notizia a Vuadis. Poi potremo procedere con l'ambasciata. Ok. Chissà cosa mi mostrerà il focus. Cazzo. Non l'ho visto, ma c'erano le trappole. Ah, sì. Bello, fatto benissimo, va. Che figata. Sanno che sono qui. Vai. Finite. Vieni.
Vieni. Dai. Dai, vieni. Wow. No, le ho finite. Ma perché? Vieni. Vieni qua, macchina. Porca. Comando. Vabbè. Niente. Porca. Che stronzo. Oh, madonna. Grazie. Guarda qua. No! Cazzarola. Cazzarola. Dove sei? Di qua. Andiamo là, dai. Oh, viola. Ok. Ora Vuadis può andare a Luce Arida. La via per Luce Arida è libera. Vattene. Ma tu non sei Erend. Partirò solo quando il capitano... Avrà eliminato gli Scavazzanna. E l'ho fatto io. Ordini del capitano. Quindi stanno bene? Malconci, ma vivi. E ti stanno aspettando. Beh, mi muoverò da qui soltanto dopo aver sentito il fischio. Se non è sicuro per loro, non può esserlo per me. D'accordo. Vedo cosa posso fare per il fischio, poi ritorno. Sentito? Non siamo in partenza. Scarica tutto! No, non rilassarti. Torno subito. Tanto qui è impossibile. Petra ha detto che è Ulvund a comandare da queste parti. Devo parlare con lui per il fischio.
siamo sulla stessa barca, Ulvund. Gli Scavazzanna. Cosa vuoi da me, Ulvund? Un qualche pagamento? Mio carissimo magistrato, credi di potermi comprare? Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi soldati di eliminare gli Scavazzanna e di firmare la concessione. Pensaci. Quale altra opzione ti rimane? Ehi. Salvatrice, che tempismo eccezionale. Sarebbe possibile parlare di una questione importante per il dominio? Potremmo. Dopo. Va bene. Allora aspetterò. Allora, la salvatrice in persona. L'incubo di Derval, la rovina di Alice. Forse. Si narrano storie sulla tua bellezza e le tue gesta eroiche, mia guerriera. Ulvund il possidente, pronto al tuo servizio. Dunque, cosa ti ha spinta a lasciare le sete pregiate e il vino di Meridiana per visitare questo insediamento? La tua salvifica attenzione sarà richiesta altrove. Sono qui per l'ambasciata e... L'ambasciata? Ah, per la forgia. Ah, questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterrai a lungo. Il tempo di occuparmi dei problemi che richiedono la mia salvifica attenzione. Ah, gli Scavazzanna, certo. Beh, dovrai sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata abbia luogo. Bene, meglio darsi da fare. Forza, vai. Con calma. Non hai una grande opinione del magistrato? Beh, mi rifiuto di leccare i piedi di un passacarte qualunque quando i miei compagni lavoratori sono maltrattati, minacciati e soprattutto sfruttati. Molto nobile. Nobile? Boh. Sono nato col martello in mano io e non mi sono mai piovuti regali o altre opportunità dal cielo. Tutto quello che ho me lo sono conquistato. E ora dov'è questo martello? Gli oneri del comando me l'hanno fatto mettere da parte. I Karja non se la rischiano, ma pretendono che gli Oseram mettano in gioco la propria vita là fuori. Qualcuno doveva farsi avanti e dire basta! Hai ordinato tu il fermo? Naturalmente. Siamo lavoratori, non siamo soldati. Finché i Karja non sistemeranno tutto e ci concederanno l'accordo che meritiamo, non rischierò altre vite. Accordo? Parli della tua concessione. Non è solamente mia. È nell'interesse di tutti gli onesti lavoratori Oseram di questa terra che si spaccano la schiena al lavoro mentre solo i Karja raccolgono i frutti. Noi chiediamo solo la possibilità di condividere queste ricchezze. Vogliamo una terra lavorata dal popolo per il popolo. Giusto. A quanto ammonta la tua parte? Ho una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità, semplicemente. Ho eliminato gli Scavazzanna. Oh, davvero? Ora che ti sei ripreso dallo shock, dai il segnale. Ehi, quanta fretta! Invierò qualcuno per confermare che sono morti e che la valle è di nuovo sicura. Non ci vorrà più di un giorno o due. No, dai il segnale, adesso. Ci sono in ballo le vite di tanti Oseram innocenti qui. Un piccolo ritardo. O lo fai subito o lo farò io. Ah, ci avrei scommesso. Amici, avvicinatevi. La salvatrice di Meridiana ce l'ha fatta. Ha sconfitto gli Scavazzanna. Tu. Cosa? Dai il segnale. Finalmente Aspra Catena torna in attività. Fantastico. Grande. Yeah. Inoltre, Ulvund ha accettato di compensare personalmente a tutti voi i salari perduti. Sì. Così ti voglio. Sì. 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 Ma non dovevi partecipare a un'ambasciata? Sì, proprio così. Ok. Con Aspra Catena in attività, adesso dovrei trovare un mercante.
È meglio cercare qualcosa di utile prima che Wadis vada a Luce Arida. Meglio scoprire cosa vuole il magistrato. Ha detto che mi avrebbe aspettata. Questo sarà un mercante. Eh sì. Quanti soldi vuoi? Acquisto e basta. Sono un abito per tutte le occasioni. Ti ho riservato la merce migliore, Rossa. È merito tuo se abbiamo sentito il fischio. Ehi, ma quando riparerai il mio martello fortunato? Ma tu hai combattuto contro un branco di Scavazzan, dico bene. Va con comodo, prometto che non resterai delusa. Arco 825. Allora. Quanto vuoi? Scritto viaggio. Trappola acida, eh? Quando vuoi. Adesso me lo ripari? Più che altro dovresti farti riparare il cervello. Okay. Credo che non era questo. Ah sì, torna da Vagus. Vaudis. Sentito il fischio? Si parte. Ma io dovrei avere tre scorte al seguito. Io vado verso Luce Arida. Hai sentito, Aloy? Sono gli ordini. Tu puoi restare qui. In mezzo a questa marmaglia? Scordatelo. Allora dovrai venire con me. Aloy, ci vediamo là. Anche questa è fatta. Ora si può procedere con l'ambasciata. Superata anche quella, potrò rintracciare Silence, Ade, forse perfino una copia di Gaia. Posso andare direttamente a Luce Arida, oppure trattenermi ancora un po' nel timore e magari offrire da bere a Petra. Ok.
Ok. Ok, ho risposto a tutti i messaggi. Adesso andiamo avanti. Allora, vai a luce arida. A 286, andiamo. Intanto io frego sempre le cose, eh. E salviamo. Secondaria, no, andiamo via. Scappa Trams. Se no vai a farti subito un'altra secondaria. Andiamo avanti. Quel 23, operai qui. Sentiamo cosa vuole, dai. Scusami, sono subito da te. Ok, non dico che è una cattiva idea, dico solo che è letale. Deve esserlo. È il bello delle armi. Non se ti fanno saltare un braccio. Oh, senti, falla finita. Dicevamo? Ah! Allora, tu hai l'aria di essere una che va sempre in cerca di nuove armi. Indovinato? In realtà io... Oh! Vedi proprio? Sono con una cliente! Io non sono una cliente. Ci sono! Con tripla polvere farà saltare in aria un corsiero. Boom, boom! Un solo colpo e via. Forse lo sono. Allora sei nel posto giusto al momento giusto, Rossa. Non ti piacerebbe essere la fiera proprietaria del primissimo futuristico e altamente esplosivo spaccamacchine e totalmente sicuro lancia giavellotti? Voi due siete di queste parti? No, della conquista. Papà ci ha mandati a ovest in cerca della nostra occasione, qualunque essa fosse. Ma voi avevate altri piani. Diciamo che aprire un altro emporio per i miei genitori non era esattamente il sogno della mia vita. Deve essere molto bello viaggiare da solo. Ragazzi, come sono fatti bene le facce, incredibile. Lei è la tua socia? La mia apprendista. Nonché sorella. Siamo qui per colpa sua. C'è stato un incidente. L'ennesimo incidente. Con degli esplosivi di mezzo. Babù! Nonché la riserva speciale di papà. Ci ha sbattute fuori all'istante. Dimmi qualcosa di più su... Sbattute fuori all'istante. Quando ero piccola vidi la pergamena di uno studioso Karja che se n'era andato a ovest. Ritraeva un terribile guerriero Tenakt che brandiva una specie di lancia giavellotti. Efficace? Sì. Rozzo? Senza dubbio. Ma poi, venendo qui, mi sono ricordata. E ora sono sul punto di migliorare definitivamente quell'arma arcaica. Mentre io la perfezionerò. Posso usare parti di macchina per potenziare il lancio e la velocità del proiettile. Boom Boom è convinta che sia più utile migliorare il proiettile. Con delle punte esplosive, per esempio. Boom Dardi! Perché non entrambe? Sì, beh... può funzionare. Ma c'è un inghippo. Servono le parti per un vero prototipo. Innanzitutto ho bisogno di corna di ferrariete. Intatte. Sì, esattamente. Ma ricordati di staccarle prima di abbattere la macchina. Se no si spezzeranno. Ma la vera innovazione, tienitelo per te, è la costola di spinocero. Ce n'è uno bello grosso a est. Cerca di farlo saltare. Boom boom! Tu portami tutto ed è tua. Regalata. Affare fatto. Ok. Lo facciamo? Dai, facciamo questa. Che voglio avere il giavellotto. Dai. In groppa un ferrariete farei molto prima. Posso domare uno di questi ferrarieti?
Devo fare piano, o la mandria fuggirà. Stupidone. Nei calderoni posso imparare a controllare le macchine. Ma qui ce ne sono? Questo qua è un capo più coglione. Non è che non mi vedi, vettere mia. Cazzarola. Fai quello che devi. Ok. Dai, che recuperiamo i corni e poi l'altro. Non c'è il cazzo recuperare. Dov'è l'altro scemo? Ok. Bella lì. Sì, sì. Manca solo quella costola di spinocero di cui parlavo. Ok. Dove sei? Vieni qua. Prepara. Monta. Andare veloce. Porca. Grande. Grande ferragliete. Allora, 400 metri, 400 metri di là.
Cos'è sta spina? Oh, cos'è sta roba? Bene, ho abbastanza vergogna. La vergogna. Questo che cos'è? Questo che cos'è? Questo che cos'è? No, fermo, fermo. Ok. Sembra un cornacozze. Più minaccioso. Cazzo. Stronzone. Oh cazzo, allora. Mi ha fatto male, cazzone. Tutto. Cazzo. Ah, questo mi... La 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 la. Sassi, non me ne faccio niente. Non ho l'override di quella macchina, ma potrei riuscire. Cazzo. Oh, sei serio? Questo è terribile. Cioè, sono morto malissimo. Malissimo proprio. Manca solo quella costola di spinocero di cui parlavano. Cazzo. Caspiterina. Malissimo. Allora, arrivo subito. Ok. Tu mi stai dicendo che devo farmi 4 Geandom Engine. Mi ricordo che c'era. Eccolo qua. Brava. Brava macchina. Ok, bravissima. Tu mi stai dicendo che sono già qua? Eh sì, sono questi di spinaceto qua.
qualcosa di uno. Cazzo, sono andati a finire mo. Meglio raccogliermi finché posso. Le frecce sono una cosa incredibile. La costola di spinaceto, ma questo cos'era? Con un vecchio barile, un vecchio barile, aspetta che lo becco. Dov'è il vecchio barile? Dov'è il vecchio barile? Questo che cazzo è? Spinocero. Quello è mio. Cazzo, è difficile. A parte che mi dice che è 200 metri. Ma lo spinaccio non è rischio, scusa. Ok. Questo è un vampa. Monta. Vediamo dove mi dice lui, perché probabilmente non è... Lo zaino è pieno, ho spazio nella scorta. Yeah.
Ecco. Lo sapevo che c'era l'altro subito dietro. Lo sapevo. Cazzo. Loca ragazzi, non dirmi che devo riprendere da 400 metri. Quella costola di spinocero di cui parlavo. Allora, non ammazziamo quegli stupidi a tirare, che tanto sono qui, che non sono loro, credo. Minchia! E sono tre volte sti scemoniti qua. Oh, questi merdosi qui, eh. La costola di spinocero di cui parlavano. Vieni, ciccio. O tu devi fare il tuo dovere, eh? Non stai facendo tanto il tuo dovere, zampa corta qua. È due volte che mi ammazzano questi qui. Ciao ciao. Vieni. Siamo unito. Ma facciamo un'altra. Ma come? Tre volte sono morto.
testa di nemico. Dai, vieni. Ah, cretino, cretino. Ok. Questi qui cos'erano? Rovistatore. Ah. Qualcosa di nuovo. Eccoli qua, eccolo qua l'altra macchina di cazzarola. Allora. C'è un'altra? No, eh? Altro rovistatore. Cazzo. Ok. Bumbum ha detto che lo spinoce era qui. Questa che piantina? Ho abbastanza vernonia. Ah, vernonia. Eccolo spinoceto. Devo abbatterlo per prendergli una costola. Staccandogli le corna diventerebbe meno. Cazzo. Proprio strunz, eh? Cazzo, cazzo, cazzo. Questo pigiolo di una volta mi ha fregato così. Okay. Io posso staccargli una costola quando ammazzo sto scemo qua. Che pezzo di deficiente. Oh. Mamma mia, ho finito tutte le cure! Ho tutto il necessario per Della e Bombom. Ora possono costruirmi quella nuova arma. Ok, adesso andiamo da... dalle due tipe, allora. Io volevo anche portare questo è il legno. Farò un pezzettino con voi di motocross. Prendiamo la vermonia che anche lei è forte, la vermonia. Oh.
qua? Baule. Ok. Oh, oh, c'è una roba viola qui sotto, andiamo subito a recuperarla. Cos'è? È un cassone. Vorrei essere letto antico. Ho sciacquato via il sudore. Questo che cos'è? Ah, i frammenti. Figo. Ok, l'ho preso. Germania. E questo qui. Ok. Teoria. Dovrei prendere altre cure. Che cos'è che è? Qualcosa che non ho. Qualcosa che non avevo, eh? Allora. Tanto non è subito qui, devo andare un po' in là. Non saprei come sbarazzarmene. Anche qua c'è un altro. Ok, perfetto. Eccoli qua. Queste le metto da parte. Mettile da parte. Qualcosa qua dentro c'è, però facciamo finta che non c'è nulla. Sono le 10, ragazzi, io farei una piccola pausa dopo di questo. Hai tutte le parti, è così? Eccole qua. Ma è grandioso. In pochi minuti avrò finito il prototipo. Per me, uno che non faccia saltare le braccia. Grazie. Ciao. Per quelle parti hai fatto saltare delle macchine? O dei banditi? A te piacciono un sacco le esplosioni, eh? Ecco fatto. Hai i bombardi? Ci puoi scommettere. Sicuro? Credo di sì. Posso averne uno? No! Oh. Perché per te faremo qualcosa di meglio.
Ba-boom! Quindi potenza di fuoco. Dove la trovo? Ah, ma è la lancia. Questo e la cura. Sì. Allora, qui presenta carica valorosa. Ah, ok, è quello che ho sbloccato. Perfetto, ragazzi, dai, facciamo una piccola pausa, poi ci rivediamo ancora. Non so se su Horizon o su un altro gioco, ma ci vediamo dopo. Ciao a tutti i mitici, mi raccomando di seguire il mio canale su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, WeChat e Pinterest. Ma soprattutto su YouTube e Twitch, mettete la campanellina, commentate, mettete un mi piace. Ciao amici miei, a dopo.